Capitano Nocera, innanzitutto bentornati a Crotone, Reditus 2022, un ritorno alla formazione, all'addestramento di un corpo di volontari relativizzati a quelli che sono gli interventi più importanti sul campo. Innanzitutto, in questi 3 giorni cosa farete, cosa state facendo e cosa terminerete dopo un po' di tempo di forzato riposo, chiamiamolo così? Sì, allora, effettivamente quello che lei ha detto è esatto. C'è una particolarità però, noi non ci siamo mai fermati. Anzi, in questo periodo abbiamo lavorato più del solito, nel senso che abbiamo fatto centinaia e centinaia di interventi per favore della, diciamo così, di enti e di forze armate, perché il Covid ci ha impegnato tantissimo. E poi la cosa esatta è quello che lei ha detto, Reditus 2022, ritorno all'addestramento, perché qualcuno disse: io il giorno prima di morire voglio progettare il futuro, quindi non c'è mai, mai, mai tempo per dire ho imparato tutto. Quindi per noi ogni giorno vale un apprendimento, ci stanno delle cose che non finiscono mai. Quindi che cosa succede? Mentre nell'emergenza abbiamo continuato a lavorare, per questa situazione di addestramento dove vede la componentistica militare, quindi il corpo militare, le infermiere volontarie di tutta la regione e i civili, per quanto riguarda, in questo momento sono venuti da Crotone e da Catanzaro, e qui voglio ringraziare il commissario, la dottoressa Maria Pia Cigliana, che ci ha permesso, dandoci immediatamente, sposando la causa di questa esercitazione. Devo ringraziare il nostro generale, il maggiore Lupini, che devo dire ha subito dato il nulla osta, il nostro comandante del centro di mobilitazione di Bari, che ha dato anche lui il nulla osta, e quindi oggi, come vedete, abbiamo potuto portare delle tende, dei mezzi qui a Crotone, dove io sono il responsabile NAPRO e dove vivo dei bellissimi ricordi. Quindi quello che noi stiamo facendo è un addestramento formale. Ieri abbiamo montato il campo, oggi abbiamo dato gli onori alla bandiera con l'alzabandiera. Si continua in aula con dei cenni di TLC, che sarebbe praticamente la trasmissione, perché noi in emergenza utilizziamo delle radio e tutti devono poterle sapere utilizzare. Continueremo nel primo pomeriggio con il dottor Sisto Milito, che è un nostro tenente da Cosenza, abita a Cosenza ma fa parte del NAPRO di Catanzaro, dove dirà che cosa è il 112, numero unico per la regione Calabria, che a breve entrerà in funzione. E proseguiremo con un altro nostro tenente, l'avvocato Trovato, per i principi di diritto internazionale umanitario, perché anche in questo momento chi si muove, chi per esempio, parecchi di noi sono chiamati per andare all'estero in emergenza, devono sapere come comportarsi e cosa fare. C'erano praticamente i rappresentanti, le più alte cariche degli altri corpi, dai carabinieri alla polizia, cioè a sancire che la vostra tipologia di interventi va in sinergia con quelle che sono le forze sul territorio, vero? È un aspetto fondamentale non solo dal punto di vista delle telecomunicazioni, come del TLC, come diceva lei, ma in generale proprio per un intervento efficace. Sì, vero, sono venute le massime istituzioni, è venuto anche il maggiore della Guardia Costiera, dove dopo 5 minuti che abbiamo parlato ci siamo resi conto che io e lui ci sentiamo per telefono almeno una volta a settimana, quindi non ci eravamo mai visti fisicamente, ma ci sentivamo proprio perché noi, come Corpo Militare di Croce Rossa, ausiliari delle Forze Armate, diamo appoggio alle Forze Armate per corsi, per emergenza, tipo per esempio i corsi di BLSD, di primo soccorso, di diritto internazionale umanitario, quindi loro ci chiamano e noi diamo il nostro appoggio con i nostri professionisti, perché come ha detto, ben detto lei prima, noi siamo un corpo di volontari, siamo tutti volontari, ma siamo dei professionisti nella vita privata. Oggi ho preso le ferie, sono venuto qua, ho praticamente messo in atto quello che il corpo militare mi ha dato, mi ha insegnato in tantissimi anni, l'avvocato Trovato allo stato
ha lasciato il suo studio legale per venire qua, il dottor Sisto lascia tutto quanto per venire qua, quindi siamo dei professionisti che veniamo in forma di volontariato ad addestrare e a dare il nostro contributo per tutte le persone. Ma quanto è importante il concetto di liberazione con il concetto di pace e con il concetto dei corpi volontari come il vostro che fanno alzare l'etica anche del concetto militare stesso? Guardi, noi partiamo da una situazione bellissima, che è quella di dare il nostro supporto a qualsiasi persona. Non guardiamo religione, non guardiamo razza, non guardiamo nulla, tant'è vero che noi anche in territorio ostile, faccio un esempio brutale, qualora ci fosse una persona che fa un attentato e a sua volta rimane ferito, noi soccorriamo anche questa persona. In questo momento è una situazione particolarissima, veramente particolare. Quello che dice il fatto del 25 aprile, anche lì ci stiamo preparando, ma stiamo affrontando in maniera allegra questo momento, perché saremo in rappresentanza a Crotone, a Catanzaro, in qualsiasi parte d'Italia, con dei nostri militari schierati vicino alle forze armate, perché come dicevo prima il nostro supporto per loro è fondamentale. Voglio rubare 30 secondi per dire che in uno sbarco che ci fu a luglio 2020, dove purtroppo a Crotone, se lei ricorda, c'è stata un'esplosione dove sono decedute 4 persone, assolutamente quello sbarco noi eravamo presenti a Sellia Marina e avevamo fatto già scendere 15 persone. Di queste 15 persone c'era un maresciallo dei carabinieri che stava per andare in pensione un mese. È stato stupendo, però il nostro supporto in quel momento per lui è stato fondamentale, perché c'erano 7 positivi, ma lui andava con il cuore, proprio perché non era abituato allo sbarco, no? Quindi ha dato tutto, l'abbiamo un attimino richiamato all'attenzione, poi ci ha ringraziato, quindi per dire che se facciamo un lavoro tutti insieme, Interforce, sicuramente riusciremo a vincere anche il peggior nemico. Capitano, un'ultima parola proprio gliela vorrei fare spendere su quelle zone dove già state intervenendo come corpo, come dove la Croce Rossa sta facendo veramente un lavoro immane, che è nella prossimità della guerra in Ucraina, no? Quanto sono importanti quei campi, quanto sono importanti questi addestramenti per essere preparati per interventi di quel tipo lì? Guardi, sono fondamentali e sono importanti. Il nostro Presidente Nazionale Rocca ha già fatto sì che partissero degli aiuti umanitari, ci sono state delle colonne, la Croce Rossa Civile ha fatto dei tir caricando tantissimo materiale, tantissima roba, e andando praticamente proprio ai confini dell'Ucraina, anzi c'è stato proprio l'intervento in Ucraina portando questi aiuti umanitari, e queste cose sono importanti perché vede, montare una tenda come questa che è alle spalle, a parte che bisogna saperla montare, bisogna saperla picchettare, bisogna sapere mettere, poi arrivano tante altre situazioni, il servizio igienico e bisogna saperlo prestabilire, la corrente elettrica, bisogna trovare il cavo della giusta dimensione, perché se è tutto un sistema, dove ci rende diciamo così particolari, dove possiamo con la professionalità di ognuno di noi rendere un aiuto concreto e non far sì che poi ci sia l'emergenza nell'emergenza, perché non c'è cosa peggiore di non essere preparati. Grazie capitano, non mi ricordo in forma, spendo io una parola rispetto a quello che è il tema dei fondi su militari, quanto sarebbe importante ripristinare, perché purtroppo i tagli spesso e volentieri vanno a colpire proprio queste strutture e questi modi di intendere il pronto intervento, militare o civile che sia, a favore sempre dei più deboli. Quindi grazie da parte di Crotone Informa per tutto quello che fate, ovunque lo facciate. Grazie a voi.